Carissimi fratelli e sorelle, buon mercoledì 2 agosto con il Vangelo secondo Matteo 13:44-46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picocco. È così liberante la breve pagina del Vangelo di oggi, perché Gesù mostra in maniera efficace che tutta la radicalità a cui ci chiama il Vangelo non genera sacrifici, ma veri e propri affari. Agli occhi di chi non ha visto quel tesoro o non ha contemplato quella perla preziosa, il gesto di vendere tutto può sembrare un gesto folle. Ma chi ha trovato quel tesoro e quella perla sa bene che far questo è la cosa più conveniente, la più intelligente, la più spontanea. Tutto quello che il Vangelo ci chiede, visto dall'esterno, può sembrare un sacrificio folle. Amare ad esempio ed essere fedele a qualcuno per tutta la vita, scegliere il bene anche quando costa, prendere le distanze dal male rinunciando al peccato, rifiutare una vita ubriaca dal superfluo, partire missionari dall'altra parte del mondo o passare tutta la vita in clausura. Tutte queste cose possono sembrare cose folli, se non si tiene conto che coloro che fanno simili scelte le fanno non perché vogliono farsi del male o privarsi della vita, ma perché hanno trovato un tesoro e una perla, per cui vendere tutto pur di averla. Ecco perché non dobbiamo domandare a Dio la forza di fare sacrifici disumani, ma la luce per vedere il tesoro nascosto, quello cioè che ci motiva a fare ciò che è giusto, perché ne comprendiamo il vero affare.